Questo è Dell.ai. Qualcuno di voi sicuramente già conosce ChatGPT, che offre una risposta testuale. Beh, qui voi trovate la risposta con la grafica. Cosa succede? Succede che voi inserite una richiesta con, per esempio, degli elementi, delle azioni, delle tecniche particolari, e lui vi restituisce delle immagini originali, coerenti con la richiesta. Come vedete, io ho fatto un paio di richieste, uno simulando, per esempio, un disegno di Leonardo da Vinci ed uno simulando un altro disegno ad olio con la tecnica e, diciamo, lo stile di Van Gogh. Cosa sta succedendo? Succede una cosa molto semplice. Come il Time ha ricordato, questo è l'anno delle intelligenze artificiali e, come molti sanno, sono già qua da noi da molto tempo, ma è l'entrata nel grande pubblico, è una grande entrata. Poi certo possiamo discutere di tanti aspetti, ma questa è una cosa che senza dubbio cambierà tante tante cose. Un esempio, come vedete, è appunto il disegno, le immagini e tutto quello che ci sta dietro. Ci sarà ancora modo di disegnare in modo autonomo con la propria mano? O le persone faranno, per esempio, già fatica a distinguere un disegno fatto da un essere umano e un disegno fatto da una intelligenza artificiale? Queste e tante altre sono le domande che molti si stanno ponendo. Certo, quello che noi vediamo è qualcosa di incredibile. Il mondo sta velocemente cambiando e bisogna vedere come approcciare a queste nuove modalità espressive. Siete pronti? Il balzo nel futuro è già cominciato.